Un campo di ulivi, a qualche chilometro dalla fascia industriale che inaugura in Sicilia la realtà del nostro tempo, è morto in uno scontro con la polizia il bracciante Angelo Sigone. Ha raccontato l'Italia da nord a sud, passando dalla carta stampata alla radio fino alla TV, a partire proprio da quando si è affacciata nelle case dei primi che potevano permettersela. Rigoroso, ironico, innovativo, nel suo programma Processo alla tappa, ancora in onda dopo quasi 60 anni, coinvolse intellettuali del calibro di Pasolini e Moravia per commentare il Giro d'Italia. Da pioniere qual era, fu il primo a portare i microfoni nei conventi di clausura. Questa la sigla della Notte della Repubblica, capolavoro dell'inchiesta storica della RAI, azienda per la quale è stato giornalista, direttore e presidente prima di diventare senatore. Buonasera, siamo arrivati al culmine della violenza eversiva. Politico arguto e grande maestro del giornalismo, così lo ricorda l'AIART, Associazione Cittadini Mediali. La correttezza, l'onestà, l'indipendenza valgono più anche della carriera, anche di più dei favori che si ottengono usando la penna e quindi tradendo la penna. Nato a Ravenna, è cresciuto in gioventù a Rimini, dove ha chiesto di essere sepolto accanto a Federico Fellini. Eccolo in un'intervista rilasciata 12 anni fa a TV2000. Il racconto è quello da inviato a Chernobyl subito dopo il disastro nucleare. L'ondata radioattiva non solo aveva inchinato tutta la boscaglia in un senso, ma aveva reso come di vetro i tronchi d'albero, con degli effetti rosa, gialli, arancione, che erano veramente straordinari e mortiferi, come di più non si sarebbe potuto.